Ciao Ayu, benvenuti in questo nuovo video che, come potete leggere dal titolo, si tratterà di un full day of eating che non vi portavo da parecchio tempo. Sarà il full day of eating della mia prima fase di massa per la preparazione alle gare di quest'anno. L'approccio che stiamo utilizzando adesso è quello di seguire una dieta flessibile, quindi una dieta che non si basa su uno schema di alimenti preciso e di pesi precisi, bensì utilizziamo dei macro. Ho un tetto di calorie giornaliere da raggiungere e dei macro da rispettare e utilizzare come punto di riferimento un'app di contacalorie in questo caso e far sì che alla fine della giornata appunto rientri in quel range di calorie e macronutrienti. Stiamo dividendo attualmente la mia alimentazione in giorni on, che sono i giorni in cui mi alleno, ovvero 4 giorni a settimana, giorni off, che sono i miei giorni di rest, e un giorno di refeed, dove le calorie sono un po' più alte. Oggi non mi alleno e quindi sono in un giorno off e il tetto di calorie che devo raggiungere sono 2500, 150 grammi circa di proteine, 92 grammi di grassi e 250 di carboidrati. Grassi e carboidrati possono variare, nel senso che potremmo avere un giorno in cui ci sono più grassi e meno carboidrati di quelli che vi ho detto e viceversa un giorno dove ci sono più carboidrati e meno grassi. L'importante è che le proteine vengano mantenute e che ovviamente non superi le 2500 calorie. Oggi è sabato, ho da fare un personale, infatti sto per scendere, sono le 8:30, quindi per adesso non mangio niente, caffè, e poi torno a casa, vi faccio vedere cosa mangio per primo pasto. Ci vediamo dopo. Volevo soltanto dirvi che se in questo periodo non ho registrato così tanti video è perché è stato un periodo abbastanza pieno di lavoro, tra il mio lavoro primario e questo qui di personal training, che mi ha portato via parecchio tempo libero che prima dedicavo ai video. Sento che comunque io registro e monto i video da solo, per me richiede comunque particolare attenzione farlo, che cerco sempre di portarvi contenuti che abbiano una determinata qualità, quindi non registro tanto per. Adesso stiamo andando, ci andiamo a fare questa sessione di personal e poi vi faccio vedere cosa mangio a colazione. Sarà bello vedere come gestisco i macronutrienti e soprattutto quali alimenti utilizzo e come vario all'interno della dieta, anche perché, come sapete, per chi mi segue già dai tempi della gara, a me piace parecchio variare e non mangiare sempre le stesse cose. Intanto vi ricordo di lasciare un like al video e un commento e di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere e sostenermi, che per me è molto importante. Thank you. Detto ciò, poso il telefono, sennò faccio incidente, e ci vediamo dopo. Ciao. Ho fatto l'occhiolino, ma c'ho gli occhiali da sole, quindi non l'avrete visto. Quindi, ciao. Eccoci a casa ragazzi, ho appena finito il personal e sono le 11:30 perché sono andato anche a fare delle commissioni. Allora, volevo fare una colazione diversa all'inizio, però poi avendo appunto fame ho detto vabbè, voglio fare il pancake, però non volevo portarvi sempre il solito pancake perché lo portano tutti. Ho detto vabbè, facciamo un po' un'alternativa perlomeno, così vengo incontro a me che ho fame e a voi che vi guardate il video. E facciamo questo pancake salato, quindi useremo la farina d'avena, in questo caso sto usando quella di Prozis, aromatizzata al barbecue, non altro che farina d'avena con aromi, un po' come quelle che usiamo per fare il pancake dolce. Quindi questo è l'albume e poi mettiamo su della ricotta light, questa c'ha 100 calorie per vasetto e l'avevo già aperta, la fesa di tacchino, queste sono 50 grammi circa, quindi 50 grammi di fesa di tacchino e un po' di lattuga se mi va. Direttamente dopo
perché devo registrare la ricetta per il canale TikTok e Instagram. A proposito, se non l'avete fatto, seguitemi appunto su Instagram o su TikTok, che lì pubblico contenuti come ricette o video di allenamento, eccetera. Quindi può esservi utile eventualmente per la vostra dieta o allenamento. Addò. Ecco a voi il Cilo Pancake versione salata. Ti faccio vedere come si fa. Allora, cominciamo con l'albume. In questo caso ne userò 180 grammi circa, 190. Sempre il solito immancabile pizzico di bicarbonato. A questo punto farina d'avena, in questo caso sto usando quella di Prozis aromatizzata al barbecue. Ne mettiamo circa 50-60 grammi. A questo punto frusta e comincia a mischiare senza fare danni come faccio in ogni video di ricette. Ok, quando il composto è tipo così, padella calda, lo versiamo dentro, coperchio, finché non si gonfia e diventa asciutto sulla superficie con delle bollicine, a quel punto possiamo girarlo. Tanto che il pancake cuoce, ho messo una ricottina light da 100 calorie in un vasetto con un po' di sale e pepe, in modo tale da poter condire il pancake. Non utilizziamo il burro d'arachidi in questo caso, però se volete lo potete mettere se vi piace. Ok, a questo punto facciamo il danno in diretta. Venuto, posto, meno male. Una volta girato lo facciamo cuocere altri 2-3 minuti, il tempo che si solidifica anche sotto, e possiamo toglierlo. Ok, pancake pronto, io andiamo a mettere sopra la ricotta. Ok, una volta messa la ricotta io aggiungo anche due pomodorini tagliati a fettine. Ci aggiungo due fette di fesa di tacchino, circa 50 grammi, ma ci puoi mettere quello che preferisci sopra. Voilà. Questo è il Cilo Pancake versione salata. Fammi sapere nei commenti come lo faresti e lascia un like se il video ti è piaciuto. Ciao! Ok ragazzi, eccoci qua, sto preparando il pranzo. Intanto non vi ho detto che sto assumendo dell'integrazione nuova dal post-gara. Vi faccio vedere in cosa consiste. Allora, dopo la colazione, in realtà dopo tutti i pasti della giornata, quelli principali, quindi colazione, pranzo e cena, ho una capsula di acido alfa-lipoico e una di cromo, che hanno lo scopo di veicolare correttamente i carboidrati. E nulla, sto facendo questa integrazione dal post-gara sostanzialmente. Intanto sto preparando il pranzo. Pranzo avevo intenzione di fare una cosa veloce, tipo panino, però mi è passata la voglia di farlo e volevo fare qualcosa di un po' più complesso. E quindi sostanzialmente facciamo pappardelle, 160 grammi, quindi di pasta, con macinato magro di scottona e funghi. Poi ci aggiungo anche un pizzico di besciamella che diciamo rende più buona la cosa. Intanto allora preparo il tutto e vi faccio vedere poi dopo il risultato con i macronutrienti. Ok ragazzi, eccoci qua, pranzo pronto, quindi abbiamo pappardelle 160 grammi, 150 grammi di macinato magro e ci ho messo circa 50 grammi di besciamella. Già pronta, però potete pure farla in casa. Ah, i funghi, vabbè, i funghi non li contiamo perché è poca roba. Integrazione, quindi stessa cosa di prima: acido alfa-lipoico, cromo e vitamina D. Ne prendo una capsula al giorno insieme a un pasto principale, in questo caso il pranzo. Vi lascio i macros da qualche parte e noi ci vediamo per un eventuale spuntino, non lo so se lo farò perché tra poco ho un personal, dipende dagli orari, insomma, se dovessi saltare lo spuntino, le calorie comunque che ho perso le integro poi nella cena, a fine giornata comunque mi troverò col calcolo. Mangio prima che si fa freddo e ci vediamo per l'altro pasto. Post pranzo come dessert, insieme a Dragon Ball, abbiamo due gallette di mais con 10 g di burro d'arachidi e circa 10 g di marmellata Hero Light, che manco la conto nel bilancio giornaliero delle calorie perché è rilevante, e un caffè. E poi siamo pronti per andare a fare la sessione di personal. Eccoci qua ragazzi, questo è il mio studio che ho abbellito con alcune foto e i trofei delle gare del 2023. Piccolo spuntino post lavoro, quindi abbiamo pane con burro d'arachidi e marmellata, quindi due fette di pane con circa 10 grammi di burro d'arachidi e marmellata Hero Light, quindi andiamo più o meno a 25-30 calorie giornaliere di marmellata, e un caffè. Adesso studio un po' e poi
penso andrò direttamente a cena, quindi non mangerò nulla fino alle 8 di sera, più o meno 8 e mezza. Ci vediamo più tardi. Eccoci qua, ragazzi. Momento della cena. Che abbiamo? Sto scaldando il pane, perché faccio 100 grammi di pane, una piadina con sempre un filino di besciamella che ho contato nelle calorie. Qua abbiamo delle zucchine e petto di pollo. Quindi faccio una piadina con petto di pollo, zucchine e un po' di besciamella, e qua invece faccio un panino sempre con crema di zucchine e petto di pollo. Vi faccio vedere tra poco come viene. Eccoci qua, terminata la cena, di cucinarla intendo, perché devo ancora mangiarla. Faccio vedere adesso come è venuta la situazione. Ed è questa qua, quindi panino con petto di pollo e zucchine. Sì, non ci ho messo nient'altro, petto di pollo e zucchine. E qua abbiamo la piada, se si apre, perché si rompono sempre un po' queste, con insalata, zucchine, petto di pollo e un filone di besciamella. Abbiamo due carote giusto per integrare un po' di verdura, e l'integrazione rimasta, che sarebbe capsula di acido alfa lipoico, cromo e magnesio. Perché tutta questa besciamella? Non c'è nessun motivo particolare, semplicemente l'ho comprata e la devo consumare una volta che l'ho aperta, altrimenti poi si deve buttare. E se ci avete fatto caso, comunque non ho messo altre fonti di grassi come olio e formaggio in questa giornata. Si può tranquillamente integrare in dieta. Ovviamente nella fase di bulk ci può stare, ma quando andremo in cut la eliminerò. Sono fedele al mio olio d'oliva e al mio formaggio. Ragazzi, detto ciò, se non sbaglio, ma devo controllare l'app per vedere un attimo orientativamente quante calorie mi mancano, dovrebbero mancarmi circa 200 calorie per terminare quello che è il mio tetto calorico giornaliero di questa giornata di off. Quindi stiamo intorno alle 2500 calorie. Non lo so se ho appunto raggiunto la quota o mi manca qualcosina. Nel caso comunque integrerò con uno snack da 100 calorie eccetera, quindi poca roba insomma da mostrarvi. Porterò poi altri video, tra cui magari il mio full day of eating in un giorno on, quindi nel cui mi alleno, o nel giorno di refeed, che è appunto quello in cui mangio di più all'interno della settimana. E intanto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e un commento, fatemi sapere se volete vedere altri contenuti, cosa vi piacerebbe vedere eccetera. Iscrivetevi al canale così mi supportate, e seguitemi anche sui canali social così rimarrete aggiornati con le novità. Ragazzi, a presto, un bacione, è stato bello.